Ciao ragazzi, eccomi qua per un nuovo tutorial e in questo video qua vi voglio parlare di tutti i prodotti che io sto usando in questo momento qua. Mi ha chiesto Emanuela di fare questo video qua, un bacio Emanuela. E vi inizierò a parlare dei miei shampoo che avete anche visto un video che qualche tempo fa ho fatto, che ora io sto usando questo shampoo qua di Johnson. Gocce di luce che mi piace tantissimo. Questo qua l'ho usato, è un prodotto finito, che è il Johnson normale, quello che trovi in qualsiasi posto, perché questo qua ho avuto più difficoltà a trovarlo, l'ho trovato al Carrefour questo qua. Poi il mio shampoo, che questo ho trovato al Carrefour ma non l'ho mai più rivisto, che è di Love Beauty and Planet, è Sulfat Free Shampoo, che è di burro di murmuru e rose. Questo ho trovato al Carrefour, ma lo voglio ricomprare, lo ricomprerò su Amazon perché non l'ho mai più rivisto al Carrefour. Poi vi faccio vedere, e io di solito ragazze non uso balsamo, è difficile, però ora ho due balsami, che è il balsamo questo qua, che è di Lidl, che si chiama Holy Care Conditioner con olio di macadamia, costa pochissimo, tipo 1,30 €. Poi questo qua, che è di cheratina, questo balsamo qua, e dico, per i prezzi che costano sono prodotti buoni, Poi vi faccio vedere le mie maschere del momento. Io sto usando questa qua di Schwarzkopf all'acido ialuronico. Io amo questa maschera, è altamente idratante, però vi dico già che per chi fa il Curly Girl Method non è approvato se non usate uno shampoo con cocamidropo pibetaine, che è capace di togliere silicone, e questo attivo c'è in questi tre shampoo qua che uso. Se non usate un shampoo con questo attivo, non potete usare questa maschera qua, perché lei è un silicone, però io amo questa maschera perché i miei capelli rimangono molto molto idratati quando la uso. Poi uso questa maschera qua, sto usando questa maschera qua nutriente con l'olio di macadamia, che è una semplice maschera da supermercato di Hair Food di Garnier. Poi c'è prodotti, ragazzi, vi faccio vedere le mie creme per lo styling del momento, che è la mia crema di un chilo che vi ho fatto già la recensione del canale di Novex, che l'ho comprata su Amazon. Comunque ragazze, vi lascio tutti i link di questi prodotti qua sotto nel box di informazioni. È una maschera di un chilo che tra l'altro ne ho usato già più della metà, di Novex, è una maschera brasiliana che ho comprato su Amazon. Poi un altro prodotto per lo styling è una crema di Cantu. Questa crema qua si chiama Cantu Shea Beauty. Non so se riuscite a vedere, crema idratante. Anche questa qua comprata su Amazon, anche questa crema qua è fantastica. Dico, come crema per lo styling. L'unica cosa è che costa 10 euro come questa qua. Però questo è un chilo e questa qua è 355 ml, è una crema americana, però mi piace tanto. E vi faccio vedere i miei gel. Gel Eco Style, che tra tutti i gel è il mio preferito perché è un gel senza alcol. È un gel che ha tanti oli vegetali, questo qua è di argan, olio di argan. Mi piace tantissimo il gel Eco Style. Però in questo momento qua non lo sto usando, vi spiego perché. Perché io sto facendo lo styling con questa crema qua, e questa crema, siccome c'è tanto olio, io per non avere capelli unti devo usare un gel che non ce l'ha oli, come questo qua. Questo chiama pochi oli, poco olio volevo dire, che è un gel di Schwarzkopf che ho comprato ad Hypersop, Max Power 8. Quindi io uso questi due prodotti qua abbinati. E c'ho anche il gel di Lidl, il gel di Lidl. E questo gel qua è discreto, per il prezzo che costa è discreto, però
devo scegliere, preferisco gli altri due gel perché io ne vedo più, devo usare meno prodotto di questi due qua, devo usare meno prodotti, meno quantità di prodotti, volevo dire, invece questo qua lo devo usare in più quantità, ma vabbè, per il prezzo che costa va più che bene. E io non uso, ragazze, prodotti perché io vi ho fatto vedere una maschera altamente idratante e una maschera nutriente, e al momento io non uso una maschera ricostruente perché io faccio l'ENE, e l'ENE ha già un potere di ricostruzione sui capelli, non so se dice così, comunque lascio la parola qua. E vabbè, allora manca solo un prodotto, lui, il mio balsamo di Splendor al cocco. Chi è vecchio in questo canale conosce che sono secoli che uso questo prodotto qua, però io lo uso solo come balsamo in questo momento qua, ragazzi. E niente, questi sono tutti i miei prodotti, grazie di essere nel mio canale, vi mando un bacio. Ah sì, prima, se vi piace mio video, lasciatemi un like, se vi piace questo canale, iscrivetevi nel mio canale, grazie ragazzi di essere nel mio canale, un bacio, al prossimo tutorial, ciao!